Buongiorno ragazze, benvenute in un nuovo video. Come state? Tutto bene? Questa mattina c'è un cielo, ma così brutto, che mi viene di chiudere tutto e non guardarlo perché mi sta venendo anche mal di testa. Proprio è quel giorno che non sai se è giorno, se è sera, non lo so, mamma mia, mi sta scoppiando la testa e sto dando anche i numeri. Comunque. E già ho fatto colazione, come avete visto, ho rifatto anche già il letto, comunque le solite cose di casa già fatte, devo solo andare a passare aspirapolvere e mocio. E unica cosa ragazze, che è una cosa che io odio fare, odio veramente fare, è andare a pulire le veneziane. C'è una cosa che non sopporto, è più forte di me, perché già so che poverà. Tra qualche giorno pioverà e qui da noi, non so da voi, ma qua piove terra. Ora vi faccio vedere la situazione perché solo vedendo uno può credere. Anche quando fu che ho messo il video che lavavo le mollette, ora vi faccio vedere il perché. Aspettate. Intanto questo è il cielo, guardate, cioè non si vede neanche l'orizzonte là. Cioè guardate, ogni tanto vi faccio le riprese, si vede il mare. Vedete che tutto scuro, è tutta nebbia, io non so se sia terra, non lo so ragazze, non ho come esprimermi. Comunque, e invece questa è la situazione delle ringhiere, cioè ha piovuto e ha piovuto terra, cioè guardate qua, ditemi voi ora come devo andare a pulire tutto questo casino. Guardate, qua non ci fate caso ragazze, in pratica cosa è successo? Avevamo messo i fili di non mi ricordo che marca, l'avevamo presi da Bricomen, solo che non erano molto sicuri perché si andavano a muovere i ferri quando mettevo troppo peso e quindi poi mio marito ha deciso di staffare una cosa di ferro proprio fatta da lui, ha creato proprio la staffa, però qua è rimasto il buchino e dobbiamo provvedere. Però guardate, qui altro che una passata, qua ci vogliono 5 passate di mocio e di straccio. Poi neanche a farlo apposta ho la ringhiera nera. E come vedete io le mollette le tengo qui. Ora io queste mollette le devo andare a lavare per forza perché sennò vado a metterle nei vestiti sporchi. Guardate. Ecco perché io lavo le mollette, ragazze. Quindi per prima cosa andiamo a mettere le mollette in ammollo al mio solito con Ace Gentile. Laviamo anche lui. Ora vi faccio vedere anche l'altro. Pensavo che c'era la zanzariera, neanche ci vedo questa mattina. Cioè, guardate. Cioè, qua ci vuole non so quanto tempo prima che mi vengano pulite queste ringhiere, mamma mia. Comunque, è inutile che mi vada a lamentare, tanto le devo fare. Unica cosa è che sicuramente rispetto alle altre volte ho lasciato perdere perché già da 2 giorni che è così e ho lasciato perdere già per 2 giorni e quindi si è andato a accumulare ancora di più. Comunque mi scoccia da morire, mi scoccia, ma lo devo fare. Quindi basta, mi devo attivare, ragazze. Vi faccio vedere un pochino come le pulisco. Allora, ragazze, ho preso una bacinella e l'ho riempita con acqua quasi bollente. Poi ho deciso, vediamo un po' come verranno, di utilizzare il Cif in crema perché hanno proprio bisogno di essere pulite per bene e proprio diciamo sgrassate. E con questo io mi trovo benissimo in tutta la casa, quindi penso che anche nelle finestre vada bene. E poi la pezzuola bagnata che vado a risciacquare. E poi passiamo alle ringhiere e ai pavimenti. Però per adesso penso alle finestre e già ho il panico.
Per prima cosa vado a eliminare tutta la polvere in eccesso con l'aiuto della scopa. Guardate in che condizioni pessime erano le finestre. Se non avessi fatto il passaggio di prima con la scopa, in questo modo con l'acqua avrei impastato tutta la terra. Credetemi ragazze, io adoro vivere all'ultimo piano per una questione, non lo so, mi sento più sicura, mi sento, non lo so, però in questi casi, in questi momenti, amerei vivere al piano terra, così avrei potuto pulire le veneziane con la pompa dell'acqua e avrei fatto prima, ovviamente. Avevano veramente bisogno di essere pulite anche le finestre interne e quindi sono andata a spruzzare un po' di sgrassatore nei contorni, anche nei vetri, in maniera tale di andare a eliminare proprio tutta la sporcizia che si è accumulata nel tempo. E ovviamente per completare ho lavato anche le zanzariere. In questo modo ho messo la cuffietta che avevo acquistato al mercato, lo sono andata a mettere nello Swiffer, gli ho spruzzato il sapone alga, chiamiamolo così, ma è un'altra marca, e comunque la funzione è sempre quella, e sono andata a passarla così nella zanzariera.
Adesso passiamo alla pulizia delle ringhiere. Finalmente ho terminato questo lato della casa e credetemi che ci sono stata veramente tantissimo tempo. Credo che se ne siano andate 2 ore abbondanti. Ovviamente non vi ho fatto vedere del tutto la pulizia completa perché sennò il video sarebbe durato veramente tante ore e non mi sembra il caso. Però vi ho fatto capire bene o male quello che ho utilizzato e come sono andata a pulire e a eliminare tutta la polvere in eccesso. Comunque le ringhiere sono la cosa più semplice da pulire dopo che sono stata veramente tutto quel tempo a pulire le veneziane. Ho deciso di fermarmi un attimo, ho bisogno di un caffè perché veramente sono stanchissima. Comunque, non fate caso se vedete che faccio dentro e fuori con le scarpe, ma comunque in programma c'è anche di lavare sia i tappeti e di lavare il pavimento all'interno di casa, quindi non sono stata ad attenzionare questo passaggio di togliere e rimettere le scarpe perché sennò veramente faccio talmente tante volte avanti e indietro, entra e esci per prendere una cosa che dimentico, che perderei più tempo a mettere e a togliere le scarpe che a pulire. In questa finestra, ragazze, era veramente impossibile andare a passare la scopa perché era troppo troppo incrostata. Come sapete, abbiamo finito i lavori di ristrutturazione condominio da poco e vabbè, più che poco da qualche mese, solo che per una cosa o per un'altra, come vi ho detto, non le avevo pulite e quindi sono andata a utilizzare il vapore perché avevo bisogno veramente di un aiuto in più e con il vapore ho fatto veramente in una maniera più veloce e semplice per pulire tutte le fughe che ci sono nelle alette delle finestre. Dopo che sono andata a sciogliere tutta la sporcizia, sono andata a pulire con uno spazzolino vecchio.
Ragazze, sono esausta, esausta. Mamma mia. Aspettate che vi appoggio perché non riesco neanche a tenere la telecamera in mano. Mi fa fare tutto il braccio. Comunque sono bloccata in questa zona della cucina perché in pratica facendo avanti e indietro, tra fuori e dentro, avevo le scarpe, giustamente, non mi potevo mettere ogni 2 secondi, leva, metti, leva e metti. Quindi ho detto pazienza, poi alla fine di tutti i lavori nei terrazzi vado a lavare a terra dentro e ho finito ora. Cioè, questo video l'ho iniziato alle, che ore erano? Le 8:30, 9? È 1:15, ragazze. Meno male che Silvia è intelligente e qualche tempo fa avevo fatto le lasagne, come ogni volta quando faccio le lasagne ne faccio in più e le metto in un contenitore porzionate. E in congelatore e ora le sto cucinando in friggitrice d'aria, cioè le sto scongelando e verranno come appena fatte. Ora devo sistemare la cucina perché ho tutto un manicomio, cioè guardate, tutto qua sopra, c'è tutti i detersivi, ho buttato tutti gli straccetti che ho utilizzato fuori perché in pratica c'era talmente tanta polvere sottile che ho detto. Cioè, provavo a sciacquarli ma non veniva via, quindi ho detto pazienza, li buttiamo, tanto sono quelle di 1 euro del mercato e poi tanto in questa settimana dovrei riandare al mercato e le vado a ricomprare. Wow! Amore, si staccano da soli, che bello! Almeno uno spende soldi, ma le cose funzionano. Già si stavano iniziando a bruciacchiare, perché io non è che, giustamente, sono chef. Grazie.
Buongiorno ragazze, scusate l'angolo in cui sono, ma sto cercando di trovare un angolo in cui non vengo disturbata. Allora, in questi giorni mi ha contattato un'azienda per collaborare con loro e io ho accettato subito perché già ero curiosa di provare questi prodotti e appena ho visto ho detto no, accettiamo perché sono troppo curiosa. Stiamo parlando di l'azienda della Bare Benefit, che sono gli orsetti gommosi con le vitamine. Ora non cominciate a scrivermi sotto commenti del tipo ecco un'altra ragazza che pubblica questi orsetti, ma se li pubblico vuol dire che io ho riscontrato una cosa positiva. Ora ho il singhiozzo ovviamente. Comunque, andiamo a step. Intanto vi faccio vedere questi qui che sono alla melatonina e hanno la vitamina B6 che favoriscono l'attività ormonale, regolano l'attività ormonale. Sono senza zuccheri e hanno 60 orsetti all'interno. Il gusto è frutto della passione, mi pare. Sì, questi sono vegani senza glutine. Io lo assumo uno alla sera, prima di andare a letto, mi metto nel letto, mangio una di queste, mi guardo un po' di TV e vi assicuro ragazze che riposerete una meraviglia. Io ne parlo bene perché è un periodo che sono molto stressata, non riesco a prendere sonno, non riesco a dormire bene e non riesco neanche a svegliarmi tipo riposata. Con questi invece ho risolto. Infatti questi non mancheranno più nel mio comodino. La sera devono essere tassativamente presi questi orsetti. Poi altra vitamina che ho voluto prendere, che ero molto curiosa, erano questi qui, che sono hanno, diciamo, è un sostituto della caffeina, hanno la vitamina B6 che contribuisce al normale metabolismo energetico e ti danno, diciamo, quella carica in più durante la giornata, riducono la stanchezza. E questo è vegetariano, non vegano, ma vegetariano. Ce ne sono 60 pezzi all'interno e ne vanno presi 3 al giorno, non di più, ragazze. Poi un'altra confezione che mi è arrivata sono questi qui per le unghie e i capelli. Ora, questi qui, ah, scusate, questi qui, ragazze, questi qui. Quelli con la caffeina, sanno di Coca-Cola, ma un profumo e una bontà pazzesca. Peccato che se ne possono mangiare una quantità limitata. Comunque, questi qui invece sono prodotti per capelli e unghie, hanno la cheratina e aiutano a ricostruire la cheratina nel capello, perché quando manca la cheratina sia nelle unghie che nei capelli, nelle unghie creano quelle unghie tipo foglia, nel senso deboli che vanno a spezzarsi facilmente. Il capello invece non è elastico, non è lucido e si spezza. Invece con questi dovremmo andare a migliorare la situazione. E questi sanno di pesca e ne vanno presi 4 al giorno. Buonissime ragazze, veramente buoni. Sono tutti buoni perché sanno tutti di frutta. Comunque, qua sotto vi lascio il link col mio codice sconto, MyHomeLove20. E se cliccate sotto il link andrete direttamente al sito in cui al 20% si andranno a aggiungere gli sconti che già ci saranno nel sito e spero che questi prodotti vi abbiano incuriosito. Se vi va, iscrivetevi ragazzi al solito al canale e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!